Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti anzi in questo nuovo vlog che sarà quello che chiuderà un po' la serie di Dubai. Perché infatti tantissimi sotto gli ultimi video mi avete scritto: ma Surri, che cosa ha detto di questo viaggio? Qual è stata la sua reaction? E a dire il vero questo video non doveva esistere, perché inizialmente la reaction di Surri doveva essere messa nel secondo vlog. Solo che il problema è che è durato troppo, nel senso è stata una lunghissima conversazione di tipo 20 minuti e quindi mi sono detto è inutile che la comprimo in un minuto. Beh sì, infatti vale la pena, dato che era anche molto interessante farci un video. E quindi benvenuti in questo video che inizialmente non doveva esistere, del mio arrivo a Milano con le reaction di Surri. Buongiorno amici, siamo finalmente tornati a Milano e tra pochissimo mi sa che beccheremo Surri, quindi o questo video diventerà tragedia perché mi ammazza, oppure Surri diventerà il mio migliore amico. Sarà felicissimo di vedermi, sono sicuro. Salam aleiko. Che cazzo hai fatto? Vieni qua amico mio Tudor, come hai fatto a spendere quasi 2.000 euro? No, che cazzo ne sai? Zio, hai già fatto l'applicazione? Eh? Sì, io non so, cioè, pensavo fosse uno scherzo. Perché hai fatto già l'estratto conto? L'estratto conto, ma le notifiche mi arrivano. Ma che stai a dire? No, veramente? Vado a chiamarti, ma mi sa che eri sul aereo. Madonna, zio. Ma in realtà le tue chiamate le ho ricevute, solo che evitavo sempre di risponderti. No, ascolta, via qua. No, più che altro, so averti. Cioè, no, e che cazzo, saper io che facevi partire? Io volevo anche bloccarti la carta. Ma c'è qualcosa? E ti ho detto, vabbè, vai no, no, a scodecchia. No, tu mi hai detto, non andare in Giappone. Te l'ho rispettata. E che cazzo guarda che finivo lì se non lo ricevi. Ma sei, vai. Me li dai a rate, no? Eh? A rate? Ma che rate? Piena sedia. Come minimo sto turbante l'hai comprato con la mia carta. Ah certo. Portaci qua. E non solo, ascolta. Cioè più che ascolta, guarda. Tieni un secondo. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Ne ho comprati due. Uno è per te. No. E il zio mi ha fatto l'offerta. Quanto costano sti cosi? Tu ora... Ho chiuso 15 euro. Diciamo che è come... quando fanno le banche i prestiti, senso... No, no, Surri, 100 euro al mese? Non ci siamo, cioè, non ci vuole una collaborazione in questi casi. E collaborazione, zio? Madonna mia, tu. Mettiamo le cose in chiaro. Mettiamo le cose in chiaro che io con te non farò mai più scommesse perché... No! Vai un po' troppo a libera interpretazione. Io parto, perché quella valigia grossa? C'è anche i stivaloni dentro? Sì, sì. Beh, non è che allora... Lì vicino. Per SMS 700 euro di volo, portaggi no. Tua. 700 euro di volo, madonna. Per fortuna l'hai preso la prima classe. Ma lì sono stato veramente che non ho preso la business. Sai cosa mi fa ridere? Che la banca non mi ha manco chiamato. Meglio. Ma di solito quando uno fa gli acquisti all'estero chiama la banca. No. È dritta? Ho un po' sgravato. Un po'. Perché in realtà sono fuori 4 giorni. È ancora 2 giorni. Quindi ti prometto che ti farò un'altra cotoletta e un'altra cacio e pepe. Più che altro andavo lì, non è che stavo 2 giorni. Cioè okay. Mettiamo 4 giorni. Tanto paga Surri. È bello. Anche perché ho avuto un botto di esperienze. Come le pagate le esperienze? Quasi 2.000 euro, tacci tua. Ti ho portato un botto di cose. Chissà come le hai comprate queste cose. Come le avevo comprate? Come le hai comprate? Questi sono i famosi regali che uno si vuole fare, che uno si fa da solo. Esatto. Come se mi fossi fatto dei regali da solo. Cosa c'è scritto? Per Surri. Per Surri, c'è uno smile. Devi essere felice. No, zio, come fish, salt and pepper. Non devi leggere, apri. Ma no, ma che cazzo è? La saliera. No, la saliera a forma di squaletto. E sta cagata quanto ti è costata? Boh, guarda sul estratto conto. No. Dai, ma è carinissimo. E questo qua l'ho preso all'acquario. Quello lì che sta al Dubai Mall. Beh, regalo comunque, considerato. Grazie. No, siamo pari. A posto, va bene. No, il fatto è questo. Quindi a te ti arrivano i messaggi? Sì. Non tutti, perché dopo un po', tipo, non mi manda ogni singola transizione. Quando superi un tot. Quindi la prima ti è arrivata la prima? Ma è arrivata sì. Praticamente io stavo per imbarcarmi. Infatti tu mi hai chiamato quel giorno la mattina. Io ho detto no, se io rispondo. Ero in palestra io. Ero in palestra. Io gli ho detto cazzo, se io rispondo questo mi sgava. Magari sento il rumore dell'aeroporto. Magari vuole chiedermi come va Bardonecchi se c'è neve. Perché io non pensavo che ti arrivassero i messaggi. No. Quindi mi sono detto figurati se io rispondo a questo. Poi la mattina dopo arrivato lì mi trovo 17 chiamate. E lì mi dico 17. Oh cazzo, questo mi ha sgamato. 17 è un po' tantino. Ma bello, mi hai chiamato 15 volte minimo. E può essere. Mi hai chiamato 15 volte minimo. E minchia, cioè immagina, a me arriva il messaggio Emirates 700, tipo, diciamo, quanti erano? Non so, 700 euro. Ho detto. Però poi sono stato ovviamente sull'albergo. Però immagina, io ho detto, ma questo ha visto il viaggio che ho fatto quest'estate? Io, cioè, questo mi tagliano la carta quando torno. Infatti. E quindi è stato un viaggio di esperienze. Sì. Il deserto è bellissimo. Lo so. C'ho anche un sacco di Polaroid per te. Come le comprate queste Polaroid?
Come lo devo comprare? Come devi comprare? E come la macchina può lavorare, dato che mi sono dimenticato a casa. Dai, Madonna mia. Quindi, primo giorno ho visto il Burj Khalifa. Molto bello, anche tu l'avrai visto. Sì. E sono fatti di 40 euro. No, il Burj Khalifa costava di più, zio. Vabbè. Dipende, è stato fino in cima in cima. Certo. Zio, io pagavo tipo 110 euro. Anch'io. Poi secondo giorno ho fatto una cosa incredibile. A parte che lo stesso giorno ho beccato, mi sono fatto la foto con una tipo con il pappagallo. E qua erano altri 15 euro. Però questi, scusa, questi come hai fatto a pagare con la carta? C'era il desk, ho fatto l'escursione lì dell'acquario e c'erano gli ad cose. Perché non la faccio la foto per pappagallo all'acquario? Il pappagallo non è una cosa nel deserto. Ma poi è bellissimo, ragazzi. Ma capito, il pappagallo lo trovi anche da altre parti. A Dubai non ci vai per fare la foto con Ma capisci che stavo dicevo sti cazzi? Ma adesso vuoi fare questo? A voglia! E vai! E l'ultimo giorno mi hanno consigliato di fare l'escursione con le mongolfiere nel deserto. Oddio, ma quanto costa la mongolfiera? No, zio. Mi sono svegliato, ragazzi, alle 4 di mattina, anzi no, alle 3 e mezza era. E sono uscito dall'albergo alle 4 di mattina per andare nel deserto. Quindi mi sono fatto un'oretta di viaggio per vedere l'alba appunto della mongolfiera, quindi da 400 piedi. Ed è stato incredibile. Mi metterò qua anche un paio di Polaroid e bello, decisamente bello. Bello. Questa qua forse è stata l'escursione più costosa che c'è stata nella vacanza. Per rimediare però, ragazzi. Attenzione, c'è un altro regalo. Abbiamo anche un altro regalo, qua non leggere. Però il problema è che la scatola è la stessa, Tudor. Quindi no. Che cosa sarà? Non c'entra niente. E quindi questo che cazzo è? La fotocamera si era scaricata, però il regalo era questo salvadanaglio a forma di foca, preso sempre nello stesso posto. È un ricordo di questo mio viaggio. E di questa esperienza. Proposito di pagare la carta, dove l'hai messa? Bello. Ce l'ho io. Dammela. Aspetta, facciamo un'altra scommessa. No, che scommessa, bello. Tu in teoria dovresti pagare un viaggio a me. No. Io non ho pagato un viaggio. Io non ho ancora fatto il viaggio a Bardonecchia. Mi devi un viaggio a Bardonecchia? No! Oh sì! No! Allora quello di Dubai non vale, me lo devi dare i soldi. Vabbè, accordo fatto. Che accordo fatto? Il viaggio di Bardonecchia era quello di Dubai, tieni. E siamo a posto. Sì, no, guarda, hai rovinato tutto il microchip. Quante volte l'hai usata? No! Sì, Il fatto è che pure i taxi l'accettavano, quindi tutti i spostamenti, tutte le cose. Io non ho speso un euro lì, ragazzi. Non ho speso un euro. Sono tornato col portafoglio pieno. Devi andare a trasparire. Sono partito con 20 euro e sono tornato con 20 euro. A rigor di logica dovresti offrirmi tu un viaggio. Ti offro una cena al massimo. Un viaggio a Bardonecchia. Senti, tu io che vuol dire? Le note. Ti porto a Bardonecchia se vuoi. E portami a Bardonecchia. Ti faccio la guida. Andiamo a fare un weekend in tenda. Come in tenda? All'albergo? Faccio fare un'esperienza fighissima. Bello. Sacco a pelo e tenda. Sacco a pelo. Cosa ti lamenti, zio? Io non mi lamento di Io ti ringrazio perché è stata un'esperienza fantastica per me. Mi sono divertito un botto, ripeto. Lo so. Ci sono stato anch'io a Dubai. Peccato, nella vita teniamo a spendere un sacco di soldi incazzate. Tra cui vestiti firmati e cose. E sono il primo, anche tu sei il primo. E quindi in questo video voglio anche dirvi e darvi la morale del tipo. Mettete i soldi da parte e investite i vostri soldi sulle cose un po' più serie. Nel senso, questo qua comunque per me è una cosa molto seria. Ascoltami, è un ragionamento serio il mio. Comunque ogni viaggio ti matura ed è importante. Sì. Ed è molto meglio spendere quei soldi qua in viaggi come questo che in stronzate. Quello ovviamente. Poi vabbè, i soldi vanno spesi, nel senso, i soldi si rifanno. C'è modo di meglio spenderli, sì. Però. Certo, però nel senso, il discorso era che piuttosto che spendere e risparmiare per ostentare. Assolutamente, perché magari, cioè, immagino io che avevo 16 anni e magari non capitava perché non c'avevo i soldi, però magari immagino ipoteticamente che risparmiavo, non so, 200 euro per comprarmi una maglietta firmata e poi non avevo più soldi, capito? Ed è una roba inutile, nel senso che non ha senso, piuttosto 200 euro ti fai un weekend a Londra, prenoti 4 mesi prima. Assolutamente, quindi spendi i vostri soldi in cose appunto importanti come possono essere i viaggi e altre cose. Se ringrazio Sully per la partecipazione per questo video. Si ringrazio la carta di credito. E per aver sponsorizzato questa roba qua. Link in descrizione. Link in descrizione è passato sul canale. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale. Fare un po' di soldi. Esatto. E niente. Per ultimo, non per importanza, salvo volevo chiedere se potevi firmare i miei jeans. Oh, che? Quanto costava la colazione in sto hotel, Tudor? Io pensavo fosse gratis all'inizio. E cosa? Costava 20 euro al giorno di colazione. E che cazzo di frega, Sully? Per ringraziarti, questa qua è l'aria che mi sono salvato per Dubai. Sì. Quindi è giusto. E che ti metto il numero della carta di credito? No, metto. Che tu la firmi. La firmo, va bene. Perché è stato grazie a te che ho fatto questa esperienza. Quindi sono anche umile. Riconosco le mie cose. Complimenti, Tudor, complimenti. Ok, dai, yeah. Dai. Detto questo, niente, ragazzi. Grazie ancora, ragazzi. Noi ci vediamo nel prossimo video. E niente, bella. Per cena, che fai?
Rimango a casa, spendo poco. E che fai? Pasta e fagioli. Te la cucino io? Ah, cucinarla sì, la spesa la faccio io però. Vabbè, cioè in effetti, qui là sono stati 16 euro meglio spesi della mia vita.